Allora, abbiamo interrotto l'allenamento di Adriano e Matteo e abbiamo fatto questa cortesia a Fabio di Seili.it per farci raccontare un po' da loro, insomma, questa esperienza su 4.20. E, insomma, loro sono freschi di questa qualificazione per l'Europeo in Portogallo e per il Mondiale sul Balaton. Cominciamo con Adriano. Adriano, vieni dall'Optimist, hai avuto tanti successi, ora sei una barca in doppio. Cosa cambia tra le due barche? Beh, diciamo che subito dopo il Mondiale al Garda io mi sono subito indirizzato sul 4.20 perché penso che questa classe riesce a dare un'ottima esperienza per poi andare anche sulle barche future. E diciamo non è stato tanto traumatico a livello tattico e strategico, quindi a regatare, ma più che altro avendo anche un'altra persona in barca bisogna ambientarsi e bisogna essere in sintonia con il compagno, ecco. Matteo, com'è entrata la vela nella tua vita? Beh, allora diciamo che più o meno a 9 anni, sì, mia madre mi ha detto a una certa d'estate: c'è questo corso di vela, lo vuoi provare alla Lega? E a me, io ho detto sì, anche perché sembrava interessante, quindi è cominciato tutto così. Poi per te, Matteo, com'è cominciata? Sì, anche per me è cominciata quando ero io al mare, vedevo le barchette di Optimist e da lì passione per la vela. E poi una grande passione, insomma, è venuto fuori. Sì. Senti, come si riesce a conciliare lo sport, lo studio, gli impegni familiari, le vostre passioni anche al di là della vela? Beh, diciamo che per essere un ottimo sportivo bisogna gestirsi il tempo. In questo caso io personalmente dedico molto tempo allo sport, però nulla toglie lo studio dalla vita, dalla vela, da un atleta giovane. E quindi c'è sia vela, sport e sia scuola, andando in tutti i due i campi in ottime mani. Ma per me invece con fatica e determinazione sì, dai. Sì, appunto, no, però non mi risulta troppo difficile conciliarli tutti e due insieme. Senti, voi vedete tutti e due dall'Optimist, e attraverso, insomma, avete fatto parecchi anni in Optimist e questo è il primo anno che fate sul 4.20. Cosa cambia tra una barca singola e un doppio? Vai, Matteo. Beh, cambiano tutto, cioè, all'inizio è molto difficile anche perché ambientarsi appunto in due non è facile, però con tanto allenamento ci si riesce. Adriano? Beh, diciamo, come ho detto già dall'inizio, sono due mondi completamente diversi. L'importante è che per l'ambiente che si crea su 4.20 su un equipaggio in due deve essere appunto armonioso, dobbiamo capirci al volo. E questo penso sia stato un grande punto di forza per noi perché veniamo dall'Optimist nella stessa classe con Paolo Mariotti e diciamo il mio arabo in vela è identico a quello di Matteo. Senti, le qualificazioni come sono andate? Cioè, raccontaci un po' l'avvicinamento a questa qualificazione che è un bel traguardo, soprattutto al primo anno di 4.20. Allora, avendo un'ottima esperienza sull'Optimist e sulle nazionali, anche sull'approccio per entrare in qualifica per il Mondiale Europeo, noi prima ci siamo imposti di entrare nel mondiale per l'Under 17 e anche per l'Europeo Under 17. Poi, avendo visto che nelle prime due nazionali eravamo nei primi 10, nella top 10 in classifica generale, ci siamo imposti anche di andare all'ISAF, che sarebbe un'Olimpiade giovanile. Senti, mi racconti un episodio carino vostro in barca, uno dei primi, se c'è un episodio divertente, qualcosa che vi è capitato? Beh, ricordo il giorno che ci si è staccata la landina in mare. Beh sì, diciamo che a parte momenti molto divertenti, penso che noi siamo un gruppo che si diverte sempre in barca, se no non saremo a questo livello, a questo punto della nostra carriera. Matteo, senti, ma adesso Adriano non ci sente, ma com'è Adriano in barca? È un caratterino, cioè, no dai, comunque molto bravo, simpatico e niente, cioè, senti, molto bravo e simpatico.
Allora, dal segnale di avviso alla partenza, parlate, vi confrontate, la tattica, la strategia la condividete, cioè cosa pensate in quei 5 minuti? Ma pensiamo alla partenza, dove farla, poi alla tattica e anche gli avversari, quelli più che temiamo di più, dove stanno, anche perché così è più facile starli accanto, esatto. Ok, senti Adriano, invece Matteo com'è? Beh, Matteo persona stupenda, anche perché se non l'avrei scelto. Poi io penso che con Matteo siamo due persone affiatate, nessuno molla, e quindi se per esempio noi dobbiamo partire per fare un raduno a Capo al Mondo e lui mi seguirebbe, io seguirei lui. Bravo. Siamo anche con Simone, che è il loro coach, e io ti volevo chiedere, Simone, cioè voi venite ospitati dai circoli per le squadre agonistiche, cioè cosa rappresentano i circoli e se funzionano o se dovrebbero fare qualcosa in più? Ok, grazie per la domanda. Intanto faccio i complimenti ai ragazzi per i risultati di questa stagione fantastica che sta ancora in divenire. E poi sicuramente i circoli hanno un ruolo importante nella crescita di questi ragazzi. C'è sempre da fare di più. Diciamo che sul litorale romano questa forza tra tre circoli di cui loro fanno ne giovano dei vantaggi, insomma. Abbiamo la Lega Navale. Abbiamo la Lega Navale di Ostia, poi abbiamo il Nauti Club e la Teteremo di Roma. Sicuramente l'unione di questi tre circoli aumenta ancora di più la possibilità a loro di poter girare e fare il più possibile, ecco. Senti, anche se non basta mai. Io ho sempre avuto una curiosità, no? I ragazzi si iscrivono alla scuola vela, però poi per passare all'agonistica secondo me bisogna individuare un po' il talento, diciamo, come vengono, cioè come si fa a percepire se dei ragazzi possono intraprendere un cammino agonistico, non dico professionale, ma una bella storia di vela. Allora, sicuramente iniziano da bambini sull'Optimist. Il primo passaggio che vediamo nei ragazzi dell'Optimist è se riescono a stare in inverno in barca, perché con l'arrivo del freddo la vela è uno sport, insomma, che ti mette subito a dura prova. Quindi se superano già questo step hanno qualcosa in più, hanno quella spinta a voler fare questo sport. E riconoscere il talento, in realtà poi lo vedi un po' con i risultati, perché sull'Optimist sono molto piccoli, quindi fanno delle cose che non ti aspetti, no? Magari non gliel'hai spiegate, ma loro le fanno e gli vengono naturali. Questo è un po' quello che avviene prima. Come verranno preparati per l'Europeo, diciamo, per questi due grandi appuntamenti? Allora, adesso dovremmo avere dei raduni, abbiamo degli appuntamenti un po' con tutta Italia, quindi ci raduniamo un po' tutti quanti per cercare di prendere un po' i più bravi d'Italia e presentarci lì al meglio. Okay. L'ideale sarebbe fare qualche regata internazionale, ma non so se riusciremo a portare avanti questo. Senti, se tu sei d'accordo, li lasciamo andare, così mi fai vedere in 3 minuti un mini allenamento in 4:20. Va bene, volentieri. Grazie. Allora, ragazzi, facciamo una bolina al gommone, giriamo, poppa, strambata, lasco muri a sinistra. Ok? Ok, perfetto. Dai, forza. Queste sono le istruzioni che vengono date all'inizio e godiamoci questi 5 minuti di allenamento. Sa quanto sei sbucciato, ragazzi. Allora, ragazzi, si stanno mettendo in posizione, adesso vengono di bolina verso di noi, che siamo la boa. Probabilmente faranno un paio di manovre. Senti, ma tu gli dici, okay, le manovre devono fare, cioè i tempi dell'allenamento? A volte sì, a volte invece li lasciamo fare un pochettino. Di solito analizziamo sempre dopo. Andiamo, andiamo! Adesso loro devono installare lo spi, quindi poggiano, installano lo spi e vanno di poppa. Beh, insomma, belle manovre, dai, una bella crescita. Sì. Anche poi credo sia una bella barca tecnica con tante manovre. Sì, e non ci dimentichiamo anche che per il prodiere è tutto nuovo, perché non ha più il timone, quindi lui viene da una barca dove prima timonava e adesso invece ha dovuto imparare proprio un ruolo nuovo. Diciamo che per il timoniere il passaggio è stato leggermente più semplice. Senti, se vogliamo parlare di futuro, cosa vedi?
I ragazzi sono molto promettenti, sono determinati, convinti, sono capaci, hanno sicuramente il supporto delle famiglie, quindi sicuramente grandi cose per loro in futuro. Quanto tempo si rimane su questa classe prima di pensare a qualcosa di... Allora, diciamo che loro possono fare intorno ai 3 anni, 2-3 anni, poi l'equipaggio cresce, se crescono in fretta sono pronti per passare in qualche altra classe, insomma affacciarsi un po'. Andiamo ragazzi, Lasco! Notevole, bella bella, Hola Fiocco Adriano. Avanti, avanti, avanti nel calo, avanti, 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 tienilo. Avanti, avanti. E ragazzi, tiriamo giù. Sono sicuramente sulla strada giusta. Sì, mi sembra anche abbastanza affiatati e coordinati, insomma. Sì. Il team è un po' come nel rally tra il guidatore e il navigatore, insomma. In loro c'è un grande vantaggio che vengono dalla stessa scuola di Paolo, il loro allenatore, quindi come diceva prima Adriano, comunicano veramente allo stesso modo e per me è molto più semplice questo. Bene, senti, allora io grazie a tutti, Simone grazie, ringraziamo anche la Lega Navale di Ostia che ha permesso questo e ci ha ospitato e niente, commenteremo incrociando le dita da bravi marinai che quello non basta mai, questi due bravi ragazzi. Grazie. Ciao a tutti, alla prossima. Grazie.